Visto il freddo che c'è fuori, anche stasera pasta all'uovo. E visto che ieri sono stato richiamato, oggi utilizzerò il matterello per stendere la pasta, come nonna insegnava. Nonna diceva sempre: l'impasto è pronto quando il tavoliere è pulito. Vedete com'è bello pulito, assorbito tutta la farina e la palletta è pronta. Eccoci qua, la sfoglia è pronta. Un po' di farina, massaggiatela. Prendete il re della pasta all'uovo, lo arrotolate, la sfoglia sul matterello e con le mani allargate verso l'esterno per stendere meglio la sfoglia. Nonna diceva che una buona sfoglia viene se c'è questo schiocco. Vedete? Una volta che le nostre sfoglie sono pronte, come nonna insegnava, si andavano a stendere su un bastone o sul bordo delle sedie. Questo procedimento serviva per far essiccare un po' la pasta e non farla attaccare al momento della lavorazione e anche per rompere la corda, quindi l'elasticità. Io mi sono preparato il macchinario adesso perché per fare le fettuccine o i tonnarelli più velocemente userò questo, però se volete farlo a mano con il coltello, arrotolate la sfoglia intorno al mattarello senza premerlo troppo, lo sfilate dal lato e poi con il coltello andate a tagliare a seconda della grandezza che preferite. Ed ecco qui. La padellina ho messo il guanciale per farlo croccante. Qui, quando è quasi croccante, andate ad aggiungere zucca tagliata come volete voi e un po' di scalogno e fatela cuocere fino a quando diventa morbida. Il guanciale croccante è pronto, la zucca si è ammorbidita. Adesso, dopo aver aggiunto un po' di pepe, mettete un paio di mestoli d'acqua e fate cuocere. Siamo. Guardate che belle. Quando la pasta ha rilasciato abbastanza amido, andate a mettere il gorgonzola e continuate a mantecare facendolo sciogliere. Una bella macinata di pepe nero e poi pecorino romano a chiudere.